Ha decapitato la nipotina di soli 18 mesi e inizia a correre per la città con la testa della bambina in mano. Si chiama Mikhail Elsikhi, ha 42 anni di età, viene dalla Russia e è uscito da poco da un ospedale psichiatrico quando ha aggredito la bambina e la mamma. L'uomo avrebbe accoltellato le due per poi decapitare il corpo della piccola e correre per la città in maniera, se diciamo così, diversa, infatti in modo seminudo con la testa ancora in mano. Le immagini sono state ovviamente diffuse nel web, sono immagini scioccanti che mostrano l'uomo che viene rincorso dalla polizia e lui che tenta di allontanarli brandendo un coltello nella mano. Gli agenti alla fine lo feriscono e riescono a fermarlo, ma poco dopo muore in ospedale. Da come riporta il Daily Mail, l'uomo avrebbe ucciso in passato un'altra donna, le perizie psichiatriche lo avevano definito già incapace di intendere e di volere, così è stato messo in un ospedale psichiatrico. Bene, questo sarebbe quanto, anzi bene si fa per dire, anche perché bene non c'è niente di bene, però questa storia mi ha letteralmente scioccato e mi ha profondamente lasciato il sangue gelato nelle vene. Grazie, saluti e a presto.